la parola al dottor Gaudenzio. Bronfman, sì, come vorrei iniziare un breve intervento a favore dell'amico Palladini, perché la sua è stata una rara avis, un piccolo uccello di libertà in un mondo, in un'Europa in particolare, completamente soffocato dalla polizia del pensiero. Come è stato anche detto più volte, veramente la sentenza che ha dichiarato come indispensabile preservare, difendere, tutelare la libertà di espressione e di pensiero in Italia, che si è avuta a Torino, è una sentenza importantissima in un certo senso. Basti pensare che un po' tutto il mondo che ha osato, insegnanti, professori, intellettuali, giornalisti, storici, che ha tentato di dichiarare di avere questa possibilità di libertà di pensiero, è stata quasi ovunque totalmente azzittita e censurata, se non imprigionata, come dirò più tardi per quanto riguarda il caso tedesco. Quindi c'è un giudice a Torino, c'è un giudice a Berlino, fortunatamente. Questo giudice ha dato ragione alla Costituzione della Repubblica Italiana, ma non solo, al buon senso comune, a quello che dovrebbe essere la direttrice della giustizia, del diritto in ogni senso, all'equità della giustizia. Detto questo, io vorrei ricordare che per quanto riguarda la polizia del pensiero, non appena è stato sancito dalla Francia, nel caso, come prima nazione europea, il mandato di cattura europeo, la prima associazione, il primo gruppo di persone che fu colpito dal giudice Garzón dalla repressione del pensiero, primo atto, primo mandato di cattura europeo storicamente accertato, fu fatto contro un'associazione culturale, CEDADE, di nazionalisti spagnoli, ovviamente accusati di antisemitismo, di razzismo e tutto quello che ne consegue. Da allora a oggi saranno almeno 2 o 3 mila i processi minori, lievi, leggeri, molto pesanti, che in Europa stanno colpendo e hanno colpito chiunque osi mettere in discussione sia l'industria dell'Olocausto, del perché dell'industria dell'Olocausto, e sia soprattutto chi difenda i palestinesi, perché difendere i palestinesi significa difendere un popolo oppresso, un popolo senza sovranità nazionale, e quindi di fatto significa mettere in discussione la sovranità mondialista che in questo momento soffoca tutti i popoli della terra, compreso il nostro, cioè anche l'Italia, la Germania o il Giappone, tanto per fare i tre paesi dell'asse, per definire i tre paesi dell'asse. Perché secondo me è questo il fatto fondamentale da tenere presente nelle discussioni come quella che abbiamo oggi. Prendiamo l'esempio di Horst Mahler. Horst Mahler è un avvocato oggi di 74 anni, detenuto da un anno di recente, ma già detenuto altri 12 anni in precedenza, che è stato il fondatore, insieme a Andreas Bader, a Ulrike Meinhof, a Gudrun Enslin e altri, della Rote Armee Fraktion, cioè dell'Armata Rossa Tedesca. Armata Rossa Tedesca, che era un po', chi si ricorderà, un po' come le Brigate Rosse in Italia. Esistevano strane colleganze, influenza, che venivano da un centro
di Parigi chiamato Hyperion e dell'ambasciata Israele di Praga. Israele a Praga. Questo ex giovane militante della contestazione giovanile a Berlino era diventato, oltre che cofondatore della RAF, anche un criminale della RAF. Quindi per terrorismo fu condannato ai tempi a 10 anni di detenzione. Alla fine della sua detenzione nel 1997, ma già aveva lanciato segnali a questo riguardo, c'è stata una grande svolta intellettuale che ha avuto Horst Mahler. Horst Mahler ha riconosciuto a un tratto che il fatto fondamentale della politica per la libertà nel suo paese, ma in tutta Europa e in tutto il mondo, è quella appunto del recupero, della restaurazione della libertà di pensiero, della libertà e dell'identità nazionale, quindi della sovranità nazionale del suo popolo. Questo è il peggiore, il più grave reato che si possa compiere nel mondo occidentale. Si può fare antisemitismo, si può essere Brigate Rosse, si può essere Rote d'Armée Frazio o squadre d'azione Mussolini, è la stessa cosa, e si hanno anche i benefici di sconto della pena, ma non si può assolutamente dichiarare, come ha fatto Smalere, come ha fatto sua moglie, qui stiamo parlando di avvocati tra l'altro, Silvia Stolz, che per il suo solo, per l'unico motivo di aver difeso il Ernst Zünder e aver dichiarato che la giustizia è ingiusta, la giustizia tedesca è ingiusta perché era giustizia imposta dai vincitori alleati, solo per questo motivo l'uno ha avuto 10 anni e 6 mesi di condanna e li sta in questo momento scontando, uscirà forse quando avrà 84 anni, e sua moglie 5 anni, tutti e due avvocati, tutti e due ridotti al silenzio. Allora, io credo che il fatto fondamentale, lo ripeto, sia quando qualcuno tenti di dire ma non esiste la mia sovranità nazionale, la sovranità nazionale del mio popolo, lo può dire culturalmente, come ha fatto il professor Pallavidini o il professor Moffa o il professor Valvo o il professor Damiani o il professor Caraccio, tutti quanti non hanno il diritto di mettere in discussione un tassello della sovranità nazionale, come non si ha il diritto di mettere in discussione l'alleanza nella NATO, nell'ISAF, nel Kosovo a punire i serbi a favore dei kosovari, in Iraq per dare una mano a quella che è stata l'occupazione sanguinosa dell'anglo-americana di quel paese, in Afghanistan oggi e ovunque nel mondo, è inutile che continua in questo mondo. Ripeto, la sovranità nazionale è il reato, non si può assolutamente mettere in discussione la sovranità nazionale, appena culturalmente, economicamente faccio io allora una piccola parentesi che mi riguarda, ho sentito, anche io sono in quella lista di Tel Aviv, ogni tanto me la ritirano fuori anche nei processi per diffamazione, anche quelli di Diliberto, di diffamazione di Diliberto contro di me, quindi diciamo gli eccessi proprio della paranoia. Ma il fatto fondamentale è che noi abbiamo bisogno di siamo pochi, è una piccola oasi, oggi è una piccola oasi, sta nascendo questa associazione, ce n'è un'altra già nata più o meno che sta nascendo sempre a Roma, cerchiamo di unirci, siamo pochi, abbiamo bisogno assolutamente di unirci, perché altrimenti il pensiero, il nostro pensiero individuale
non uscirà mai da una stanza grande come questa. Grazie.